Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Quel senso del dovere che ci succhia energia. Quante volte ci rendiamo conto di non avere un piccolo spazio per rigenerare il nostro cuore e la nostra mente? Sogniamo un piccolo momento di relax, un massaggio, le terme, un corso al quale non ci iscriviamo da anni, una semplice passeggiata in un luogo incantevole, un weekend con la persona che amiamo, oppure giocare con i nostri figli un po' di più ed essere partecipi all'interno della loro vita. E poi vorremmo delegare, ma non troviamo la persona perfetta come noi, che poi la perfezione è solo un sogno delle favole, e che alla fine non siamo capaci di accogliere le nostre imperfezioni come fonte di energia. E alla fine arriva quella sensazione di solitudine che ci trasforma in persone tristi, solitarie, incapaci di connetterci con il resto del mondo, della natura e di ciò che di bello il presente ci regala e al quale dovremmo essere solo che grati. Ed ecco allora che commettiamo l'errore più grande. Rimandiamo, 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 rimandiamo e mentre lo facciamo rimaniamo nel labirinto della frustrazione, mentre al di fuori di esso scorre un flusso di opportunità potentissimo, che però lasciamo a disposizione di altri. Ma è proprio questo che vuoi? È questo quello che stai vivendo? Allora, se la risposta è sì, permettimi di dirti che è tutto tempo perso. Io sono Gianvito, mi definisco un artigiano di emozioni, sono un life hacking coach, mi puoi contattare per una prima call gratuita ed insieme cercheremo di capire se poter intraprendere un viaggio che sia totalmente rigenerante alla conquista dei tuoi desideri, dei tuoi sogni, ma per farlo giorno per giorno, passo dopo passo, con i piedi ben saldi a terra. Ti aspetto.